L'eterna giovinezza con i cinque tibetani di Silvia Brunasti. La storia dell'origine dei cinque riti tibetani nasce da una vicenda realmente accaduta. Una storia vera che parla di salute e di forza, di creatività e di giovinezza, di ottimismo e di gioia di vivere. Il primo libro sui cinque riti tibetani viene pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1939 dall'editore Harry J. Gardner per la Midday Press, piccola casa editrice della quale era dirigente, con il nome di The Eye of Revelation. L'autore del libro, Peter Kelder, era figlio di genitori adottivi olandesi, allevato negli Stati Uniti centro-occidentali. Dall'età dell'adolescenza se ne andò di casa e successivamente divenne ufficiale di marina mercantile, viaggiando per tutto il mondo. Di se stesso l'autore preferisce non raccontare di più, asserendo nel suo incontro con Harry Lin, editore del secondo volume di approfondimento sui cinque riti tibetani, di voler rimanere in disparte per lasciar parlare invece la storia e la sua affascinante rivelazione. Il racconto comincia quando in un pomeriggio di primavera conobbe in un parco un anziano signore. Kelder era seduto su una panchina e l'uomo gli si sedette a fianco. Costui aveva circa 70 anni e pochi capelli grigi in testa. Camminava come molte persone della sua età, facendosi aiutare da un bastone da passeggio. I due iniziarono a dialogare e l'anziano signore disse di essere un ex ufficiale in pensione dell'esercito britannico che aveva prestato servizio nei corpi diplomatici della corona. Ben presto si ritrovarono a parlare della loro vita. Il colonnello Bradford, così l'autore decise di chiamarlo, cominciò a raccontargli delle proprie avventure e da allora i due uomini strinsero una forte amicizia e cominciarono ad incontrarsi regolarmente. Un giorno, in uno dei loro incontri, il colonnello raccontò di una strana storia di cui era venuto a conoscenza quando si trovava a distanza in India. Secondo alcuni, all'interno della catena del Tibet, in luoghi inaccessibili, lontano dalla società, vivevano nei loro monasteri gruppi di monaci dediti alla preghiera. In queste condizioni di isolamento e di pace interiore, si raccontava che i monaci avevano scoperto il segreto della fonte della giovinezza, che permetteva loro di vivere anche alcune centinaia di anni in perfetta salute, vigore e con una lucidità mentale di gran lunga superiore a quella dell'uomo occidentale medio. Quest'antico segreto era divenuto per tutti gli abitanti di quei luoghi una leggenda e soltanto per pochi, pochissimi temerari, una rivelazione. Esecuzione e benefici del primo rito. Ci mettiamo in piedi con le braccia stese ai lati, parallele al pavimento e allineate alle spalle. I palmi delle mani sono rivolti verso il basso. Immaginiamo un orologio appoggiato per terra, attorno ai nostri piedi, e cominciamo a ruotare nella direzione delle lancette, cioè verso destra. Il respiro fluisce regolare e calmo.